Grande Fratello 15, Striscia la notizia, attacca ancora il GF. Striscia la notizia, le segnalazioni sui cellulari e sui finti scoop all'interno della casa del Grande Fratello 2018. Il GF15 è iniziato da meno di un mese e ha già fatto parlare molto Sisì, prima di tutto per le note vicende legate al bullismo e alla violenza verbale, frasi ed offese indecenti. In seguito ai criticatissimi atteggiamenti dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, nelle ultime ore alcuni sponsor hanno deciso di terminare la loro collaborazione con il programma condotto da Barbara D'Urso. Altri marchi si sono dissociati dai comportamenti violenti visti sino ad oggi ed hanno invitato la produzione del GF15, a richiamare i concorrenti rimasti in gara ad un comportamento più consono, nel rispetto delle normali norme di buona educazione. Oltre a tutto ciò, Striscia la notizia sta indagando su alcuni fatti sospetti segnalati dai telespettatori, come sempre il TG satirico di Antonio Ricci, non fa sconti a nessuno. C'è un telefonino all'interno della casa? Durante la breve permanenza nella casa del Grande Fratello di Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, ascoltando una conversazione in giardino, si è sospettata la presenza di un cellulare all'interno della casa, probabilmente appartenente allo stesso. L'eccentrico Rodrigo avrebbe persino detto di aver parlato con la D'Urso. Ma il Ken Umano non sarebbe il solo ad aver portato con sé un telefonino. Ascoltando una conversazione di Alberto, sembrerebbe proprio che anche altri inquilini della casa più spiata d'Italia, siano in possesso di un cellulare. Quale sarà la verità? Si attendono sviluppi. Sicuramente Striscia la notizia continuerà ad indagare. Finti scoop, in realtà già studiati a tavolino. Nella puntata del Grande Fratello 2018 andata in onda martedì sera, si è notata la mancanza di reazione di Matteo Gentili, alla notizia della fine della relazione tra la sua ex, Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Durante una pausa pubblicitaria, parlando con Alessia, Matteo ha svelato che era già a conoscenza del fatto, in quanto l'ex naufraga lo avrebbe informato prima del suo ingresso nella casa. Anche per questo fatto sospetto si attendono ulteriori sviluppi. Si segnala la reazione indignata al servizio mandato in onda Striscia, da parte di Paola Di Benedetto, la quale ha ribadito che l'unico incontro avuto con il suo ex fidanzato Matteo, dopo l'uscita dall'isola, è stato quello sotto le telecamere del Grande Fratello. Come saranno andate effettivamente le cose? Finto scoop studiato a tavolino? Sembra non ci sia pace per questa edizione del reality, Striscia la notizia dopo l'isola dei famosi, non risparmia neppure il Grande Fratello.